Sono 1.681 le famiglie marchigiane che da questo mese di settembre non beneficiano più del reddito di cittadinanza. Famiglie che nei patronati del territorio si stanno informando per fare domanda verso la nuova procedura denominata supporto alla formazione e lavoro con il coordinamento dei centri per l'impiego. Si tratta di una delle due possibilità sostitutive al reddito di cittadinanza. L'altra è quella degli assegni di inclusione per i soggetti più fragili. È importante suddividere in due parti questo contributo. Un conto è sostenere quelle persone, quelle famiglie che hanno difficoltà a poter lavorare, tipo chi ha un disabile in casa o chi è che ha un genitore anziano da curare e quindi ha difficoltà a essere inserito nel mondo del lavoro, e quando queste persone hanno redditi particolarmente bassi, ISEE molto bassi, hanno diritto ad un sostegno e continueranno queste persone ad avere diritto ad un sostegno. Anche se non si chiamerà più reddito di cittadinanza, si chiamerà assegno di inclusione e passa attraverso i servizi sociali del comune. Un conto invece sono le persone che in età da lavoro e stando bene fisicamente, quindi potendo lavorare, devono, se vogliono continuare ad avere un contributo di 350 euro al mese per un anno, devono essere inseriti nei percorsi formativi e di inserimento lavorativo dei nostri centri per l'impiego e anche delle agenzie private per il lavoro. Solo chi accetterà di essere inserito in queste piattaforme che poi ti spingono a inserirti nel mondo del lavoro potranno continuare ad avere questo contributo dall'inizio del prossimo anno. Secondo Guzzi, dunque, la nuova formula consentirebbe un abbinamento più efficace fra sussidio e attesa di occupazione. Chi accetterà questo percorso avrà un iniziale sostegno, che ovviamente questo sostegno cesserà appena ci sarà una offerta di lavoro che venga accettata o anche che non venga accettata dalla persona. Se non viene accettata l'offerta di lavoro si perde anche il contributo.